Le parabole con cui Gesù parla del regno di Dio aprono il cuore alla fiducia, alla speranza, persino alla gioia. Così i discepoli le ascoltano insieme alla folla e l'Evangelista ce le racconta perché anche noi possiamo lasciarci toccare nel concreto della nostra vita. Ecco quest'uomo che esce a seminare, è la forza del seme, il terreno, che a prescindere dalle attività del seminatore di giorno, di notte, mentre veglia, mentre lavora o mentre riposa, la forza del seme, il terreno, fa germogliare finché non produce il chicco di grano e verrà il tempo della mietitura. Un invito dunque a fidarci della forza del regno che non dipende da noi, presi da tanti affanni, preoccupazioni, a volte addirittura con la pretesa che dobbiamo essere noi non solo a dare una mano a Dio, ma a organizzare, a decidere, a portare frutto da cui dipende l'esito della nostra esistenza e di quella degli altri. Il regno di Dio è l'azione di Dio, è il venire di Dio, è l'agire di Dio in mezzo a noi, e questo dipende da Lui. Il nostro compito è appunto seminare, testimoniare, lanciare questo annuncio di speranza con la voce, con il gesto, con l'azione della nostra esistenza, ma la forza è tutta in sé. Il regno richiede da parte nostra pazienza, responsabilità nel seminare da una parte, ma nel raccogliere quanto Egli ci dona, e soprattutto grande speranza, fiducia che Egli porterà a termine. Come l'altra parabola, la parabola del chicco di senapa, il più piccolo granellino, che tuttavia una volta seminato e maturato diventa una pianta, la più grande tra le piante. E anche ora una volta Gesù che invita a guardare questo straordinario progetto di Dio che si compie. Certo, ci vogliono occhi attenti, dobbiamo essere illuminati dalla fede. Quante volte ci lasciamo andare a pessimismo, al lamento, dinanzi alle difficoltà? Se invece leggiamo la storia personale, comunitaria, ecclesiale, ma anche del nostro mondo, con questa luce speciale che ci viene dal Vangelo, e allora cogliamo questi piccoli segni e rimaniamo in attesa del grande evento, il compimento della promessa che Dio ci ha fatto, il suo amore che tocca gli uomini e li apre a una realtà nuova, appunto il regno di Dio in mezzo a noi.